chiedete e otterrete. Rimanendo in comunione con Cristo e ricevendo da Lui il suo Spirito, entriamo in piena comunione con Dio Padre e facciamo nostra la sua volontà. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù ai suoi discepoli: in verità, io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Cosa significa chiedere nel nome di Gesù? Cosa significa avere una gioia piena? Noi siamo fatti per Dio. La nostra felicità si compie solo in Lui. Chiedere significa desiderare che si compia solo la volontà di Dio. Affidati a Dio e non dubitare in ciò che ti chiederà. Desidera quanto Cristo ha desiderato. Pieno compimento della vita e amare e consumarsi amando. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. L'ora di cui Cristo ci parla è la sua morte in croce. Nella sua passione Cristo ci indica le direzioni da cui sgorga l'amore di Dio. Gesù in croce è così il centro rigenerativo dell'universo. La sua morte diventa sorgente universale di ogni salvezza. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Cristo non è solo un mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo è il volto di Dio nella sua divina umanità. Solo l'amore che ha la sorgente in Cristo ci conduce a Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Uscito dal Padre come Verbo, ora ritorna al Padre come Dio uomo. La nostra umanità abita in Dio perché Dio abiti così in noi. Dio diventa uomo perché l'uomo, incontrando la sua umanità, diventi Dio.